Allora, ciao raga, faccio questo piccolo video perché il postino mi ha portato il tank del scuba tank con il diver, ok? Questo è il giocattolo, aspetta che ve li faccio vedere, ecco. Ok, bene. Allora, io avendo il killer col tank di base, forse da vedere è più carino il killer, dico la verità. Ma allo svappo non c'è grossa differenza. Che dire, sono soddisfatto? Sì, sono soddisfatto. Merita l'acquisto? Sì, merita l'acquisto. Punti critici, problemi noti, al momento non li ho riscontrati, ma è neanche un tank svappato. Come vedete, mezzo tank è pieno. Forse, ma dico forse, non ne sono sicuro, l'aroma è leggermente migliore sul killer, ma forse. Sai cos'è? Dovrei averlo portato di mano per... No? Così sarebbe proprio il top. Boh. Niente, comunque le prime impressioni del diver sono positive sicuramente. Se uno è abituato al killer non troverà niente di nuovo. Se uno non conosce il killer e vuole spendere qualcosina in meno, può prendere il diver senza nessun problema. Il metodo per fare la resistenza è lo stesso, per cui risparmiate qualcosina, forse ci perdete un pochino in aroma, ma ce lo guadagnate in heat perché mi sembra che il voltaggio potete salire un pochino di più. Vabbè, queste sono le prime impressioni, ragazzi. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!